contentereste quando il vostro garzone del salumiere, facendo un lavoro nobilissimo, vi porta a casa un metro cubo di acqua in bottiglia? Immaginate quante cassette di acqua da 6 bottiglie sono. Vi contentereste di dargli un euro? O pensate che forse sia troppo poco? Questi signori, non loro giudici ovviamente, tutti quanti gestori, oggi portano l'acqua a casa di ognuno di noi secondo la logica, come si dice tecnicamente, a domanda, cioè chiunque di voi apre il rubinetto in qualsiasi momento della giornata può prendere tutta l'acqua che vuole a una pressione controllata che gli garantisce l'erogazione. Tutto questo vale un euro a metro cubo, il costo del caffè che vi prendete al bar. Vice sindaco Elio De Candia, ciclo integrato delle acque, una risorsa, il mare e l'acqua in generale importante per l'isola di Procida. Quali sono le condizioni attuali della nostra acqua, o comunque quali sono le prospettive future per rendere questo ciclo sempre migliore e funzionale anche per l'aspetto turistico? Guardi, io devo innanzitutto ringraziare voi per questa opportunità che ci offrite come amministrazione, in quanto tra i nostri primi punti insieme al sindaco abbiamo sempre ritenuto l'ambiente il momento principale della nostra politica. Naturalmente la politica ambientale è una politica a 360 gradi che va da quella dei rifiuti a quella praticamente del traffico, ma in particolar modo anche a quel ciclo integrato dei rifiuti. Per noi il ciclo integrato dei rifiuti oggi con questo convegno abbiamo voluto spiegare che cosa significava per quanto mi riguarda quando hai un pozzo vicino, usavo prima questo termine nella nostra iniziativa, quando hai un pozzo vicino è inutile cercare l'acqua nella nuvola. Cosa significa? Significa che noi abbiamo capito, recependo le istanze dalla gente, il nostro pozzo sono le persone, i quali ci hanno fatto sempre di più capire che c'era un'attenzione verso questo aspetto, cioè verso il ciclo integrato dell'acqua, per cui ho ritenuto importante insieme ai miei colleghi di amministrazione dare un momento di chiarimento, e cioè spiegare quanto è potabile, quanto è pulita e come è possibile bere la nostra acqua rispettando ovviamente la nostra acqua, cioè facendone un uso, un consumo intelligente, fino a quello che è un momento che valorizza poi il nostro territorio, e cioè attraverso la tua depurazione, in quanto abbiamo sempre detto che Procida punta anche al turismo oltre al recupero di un'identità del mare, ma che non passa è sempre soltanto attraverso quello che è la nostra storia, cioè le navi, ma anche attraverso un turismo balneare e intelligente. Quindi noi abbiamo il diritto e sacrosanto dovere come amministratori, nonostante questo momento difficile di dialogo delle istituzioni, di promuovere queste iniziative che servono a risvegliare le coscienze, a tenere alti problemi e soprattutto a tenere forte il rapporto con i cittadini e sapere che sono consapevoli, che i loro amministratori sono attenti su quelli che sono i problemi attuali. L'acqua è una risorsa non inesauribile, necessariamente deve essere garantita la sua riproducibilità, e questo lo possiamo fare partendo dalle piccole, piccolissime cose che ognuno di noi può fare anche nella vita di tutti i giorni. Grazie. Ringraziamo la Assessore Giovanni Romano, oggi a Procida per prendere degli impegni con l'amministrazione, con la cittadinanza, per completare questo ciclo integrato delle acque di cui Procida ha tanto bisogno. Sì, l'impegno fondamentale è quello di sostenere la realizzazione delle reti fognarie laddove non ci sono ancora, visto che i lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione sono in fase più che avanzata, possiamo parlare quasi del 35% di lavori già effettuati. Sarebbe un controsenso se alla fine noi avessimo l'impianto di depurazione realizzato e invece una parte importante dell'isola non ancora completa dal punto di vista della rete fognaria. L'impegno è quello di mettere risorse a disposizione utilizzando prima fra tutti i ribassi d'asta di quello che si è già realizzato, e poi, poiché parliamo di risorse anche abbastanza contenute, di mettercele con il bilancio regionale affinché l'intera isola sia servita dalle fognature e quindi l'impianto possa funzionare al meglio.
più in generale, il presidente Caldoro parla di emergenza ambientale della Campania e quanto questo possa pregiudicare l'immagine complessiva del territorio. Da questo punto di vista come si sta agendo? Si sta agendo mettendo l'ambiente in testa a tutti i nostri interventi. 30 aprile il CIPE ha approvato una delibera di opere infrastrutturali che riguarda l'intera Italia, per la regione Campania ha stanziato 214 milioni di euro che vanno solo ed esclusivamente per gli impianti di depurazione di Ischia, due impianti, per una rete di collettori sul litorale di Ercolano, per reti fognarie alla città di Napoli, quindi migliorare il Golfo di Napoli. Altri 160 milioni li abbiamo destinati sui grandi progetti per i 5 impianti di depurazione del comprensorio dei cosiddetti Regi Lagni, primo fra tutti Cuma. Abbiamo altre risorse a disposizione sull'obiettivo operativo 1-3 del POR 2007-2013. In altri termini, l'ambiente è diventato il punto più importante, insieme con i trasporti, dell'intera economia regionale. Il presidente Caldoro ha assunto questo impegno e in maniera conseguenziale, e io aggiungo anche corretta, non disdegna mai nessuna occasione per destinare risorse, ma soprattutto per destinare anche la dovuta attenzione a che i programmi si realizzino. Noi abbiamo tutta l'intenzione di fare e di fare bene, perché in questo modo cercheremo anche di recuperare un quindicennio di disinteresse e soprattutto per la mancanza di una politica complessiva di gestione dell'ambiente. Una emergenza, anzi l'emergenza campana è certamente i rifiuti, è come non chiedere a che punto siamo, se stiamo guadagnando, recuperando quel gap che ci ha visto essere la Cenerentola d'Italia e forse non solo. Guardi, lo stiamo recuperando e lo stiamo recuperando anche bene, in maniera silenziosa, perché le cose prima si fanno e poi si dicono. La Regione Campania complessivamente ha chiuso il 2011 sfiorando la percentuale del 40% di raccolta differenziata come media regionale, che significa che anche i territori che erano un po' più indietro, Napoli e Caserta, stanno cominciando a mettersi al passo. I primi 3 mesi del 2012 ci dicono che questa percentuale è stata ampiamente superata, stiamo sfiorando il 45%. Questo per dire che cosa? Che si sta consolidando la cultura della differenziata, che stanno cambiando le abitudini dei nostri cittadini, che stiamo mandando meno rifiuti in discarica da smaltire. E questo vuol dire che anche il dimensionamento del piano regionale si sta rivelando corretto, perché quel piano è tarato per una differenziata a regime pari al 65%. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare anche sulla strada di realizzazione degli impianti. In questo momento ci sono 3 impianti di compostaggio in fase di ultimazione ad Eboli, a Gifoni Valle Piana e a Sant'Ammaro, finanziati interamente dalla Regione Campania. Non abbiamo atteso lo sblocco delle risorse europee, ma abbiamo destinato soldi del bilancio regionale, 150 milioni di euro sono pronti per essere al servizio del miglioramento della differenziata nei comuni. I primi 50 milioni saranno erogati entro la fine del mese di giugno per 178 comuni che hanno fatto piani di raccolta differenziata e isole ecologiche. I commissari stanno lavorando per pubblicare i bandi di gara per realizzare i biodigestori all'interno degli STIR. La gara di Napoli Est è in corso, il commissario per Giuliano ha cominciato le attività per realizzare anche lì il termovalorizzatore, che dovrà definitivamente cancellare 6 milioni di tonnellate che stanno tra Villa Literno, Giuliano e in altri 10 siti della regione. Insomma, noi non perdiamo un solo minuto e lavoriamo notte e giorno per dare una risposta sì all'Europa, che l'aspetta perché è nostro dovere farlo, ma per cercare anche qui di ridare dignità ad una regione che è stata percepita per troppo tempo come la regione dei rifiuti e la regione dei veleni, e invece oggi è nella possibilità di mostrare di essere una regione normale, con cittadini che normalmente affrontano il problema ogni giorno, partecipano e danno soluzioni.